Tante volte ho sentito dire «la mia password è infallibile, composta da caratteri alfanumerici che non hanno nessun significato, quindi nessuno può entrare dentro la mia posta». Poi, dopo alcuni mesi, mi sento dire «ma come hanno fatto? È impossibile!». Mettiamo in chiaro una cosa. Non importa quanto la tua password sia sicura, non è tanto chi la indovina a caso a crearti un problema, quanto chi riesce a rubartela su uno dei siti a cui sei iscritto. Se usi la stessa password ovunque, prima o poi ti succederà. È successo a tutti, anche a me ovviamente. Ci sono dei malintenzionati che riescono a bucare alcuni database. Così facendo vengono in possesso di tutta la mole di dati di username e password di persone iscritte a quel sito. E non stiamo parlando di siti secondari, vengono bucati anche i siti più importanti. Cosa succede quindi? Chi ha bucato il database vende le informazioni sul dark web ad una serie di acquirenti che potranno farci ciò che vorranno. Ovvio che il problema magari non è entrare nel sito in cui ti hanno bucato. Se ad esempio sei iscritto ad un forum, non ha senso entrare lì dentro per spiare i tuoi messaggi. Ha senso invece utilizzare un bot per provare quella password su tutti i siti importanti. Ecco che quindi ci ritroviamo bot che proveranno ad entrarci nei nostri social, nei nostri account di posta, sui cloud, eccetera. E siccome tante persone utilizzano le stesse password ovunque, ecco che i bot riusciranno ad entrare nei nostri account di posta, nei nostri account social, per poi utilizzare ricatti oppure diffondere virus ai nostri contatti, eccetera, eccetera. Vi sarà sicuramente capitato, soprattutto sul vostro provider di posta, di entrare nella sezione sicurezza, di analizzare i tentativi di accesso e di notare strani tentativi provenienti da vari stati del mondo. Probabilmente il vostro username, il vostro account di posta, che utilizzavate anche su altri siti, è finito in un qualche database rubato. Ed è quasi impossibile evitarlo, bisognerebbe non iscriversi mai a niente con quell'account. Ma attenzione, il solo username non è un grande problema, l'importante è non avere la solita password per tutti i siti. Se la password che vi hanno rubato non corrisponde a quella degli altri siti, allora non ci saranno problemi. Per ovviare a questo ci sono due soluzioni. O realmente cambiate totalmente la password per ogni sito e servizio, magari avvalendovi di programmi criptati che si ricordano ogni password che usate, oppure utilizzate un sistema particolare che cambia alcune parti della vostra password a seconda del nome del sito o servizio. Vi faccio un esempio. Se vi iscrivete a Facebook potreste prendere le prime tre cifre del nome, FAC, e se la vostra password fosse BORBOT10 potrebbe diventare BORBOT10 lineetta FAC. Già questo farebbe diventare la vostra password univoca. Magari vi rubano la password su un sito che si chiama Camelie, quindi vi hanno rubato la password BORBOT10 lineetta CAM, ma quella password non funzionerà su Facebook e sarete al sicuro. Ho fatto l'esempio delle prime tre lettere, ma ovviamente consiglio di utilizzare un algoritmo tutto vostro, che potrebbe comprendere ad esempio l'utilizzo della prima, della terza e della quarta lettera, oppure addirittura la trasmutazione della lettera in un numero corrispondente associato, ad esempio il posizionamento all'interno dell'alfabeto, quindi A numero 1, B numero 2. Un'altra cosa che dovete assolutamente fare è sfruttare al massimo i sistemi di doppia verifica che molti siti e servizi importanti mettono a disposizione. Abbinare ad esempio un authenticator o il numero di cellulare vi permetterà di fermare un individuo che indovina la password ma che utilizza un dispositivo nuovo che non è il vostro, già whitelistato all'interno del sito. Non sottovalutate la sicurezza, è tutto perfetto e sicuro fino a che qualcuno non entra dentro. Un saluto!